Buongiorno, benvenuti al tema del giorno. Eccoci qua, io sono Piero Negri e abbiamo in collegamento qui Piero Bianucci, che saluto. Buongiorno. Buongiorno, ecco, io il tema di oggi è la cosiddetta particella di Dio, come il titolo che abbiamo dato, accodandoci un po', no? Un modo che una sintesi un po' giornalistica che si usa per parlare di questa scoperta, no? Piero, Sì, ti chiedo. una sintesi molto efficace che non è stata creata da noi giornalisti una volta tanto, ma proprio da un fisico, da Murray Gell-Mann, che è un fisico americano premio Nobel, il quale nel 1964, un anno ormai molto lontano, immaginò l'esistenza dei quark, cioè di particelle più elementari di quelle allora considerate elementari, cioè protoni e neutroni. E proprio lui e poi Higgs immaginarono una particella che crea un campo che dà la massa a tutti i quark e alle altre particelle elementari. E questa particella poi fu battezzata da Lederman, fu battezzata particella di Dio. Ecco, infatti questo è un dettaglio molto interessante. È vero che io dicevo sintesi giornalistica, però è giusto questo, che non è stata un'invenzione giornalistica. In qualche modo questo nome giustifica il fatto, come dire, sottolinea l'importanza, no? Io direi, di questa scoperta, così Sì, possiamo dire. Lederman, quando riprendendo le idee di Gell-Mann e di Higgs, battezzò questa particella appunto come quella di Dio, intendeva dire che essendo la particella che conferisce una massa alle altre, in qualche modo dà loro l'esistenza, le fa esistere. C'è da notare che noi siamo fatti fondamentalmente, noi, l'universo che vediamo intorno a noi, di due quark soltanto, che si chiamano up e down. E questi due quark, che costituiscono quindi l'universo che vediamo e il nostro stesso corpo, hanno una massa evidentemente e proprio questa massa dipende dalla particella di Higgs, solo che questo fino a questa mattina era una bellissima idea teorica e adesso da qualche ora è una realtà sperimentale. Benissimo. Ecco, io devo dire che questo tema ha, come dire, coinvolto molto i nostri lettori, perché sono arrivate moltissime, moltissime domande e moltissime considerazioni, anche non solo domande. Abbiamo già risposto ad alcune di queste, no? Per esempio Beppe Costa dice: ma io sulle testate internazionali francesi, inglesi, tedesche e spagnole non ho visto, sentito parlare di particella di Dio. E diciamo che in parte abbiamo risposto a questo, no? In realtà è un termine no, non italiano, ecco, non è Sì, no, no, un'invenzione nostra, comunque ecco. appunto, è giustificato dal fatto che un grande fisico, anche lui premio Nobel come Leon Lederman, riprendendo idee che vengono appunto da altri premi Nobel come Gell-Mann, ha lanciato questa immagine, che non è infondata, ripetiamo, è molto bella giornalisticamente, ma non è Non è infondata dal punto di vista fisico. Poi gli certo. altri giornali del mondo non la usano, questo va benissimo, lo rispettiamo, ma non facciamo niente di male utilizzando questo termine. Sì, è vero. Anche Simone ed altri hanno appunto inviato domande che si riferivano proprio a questa dizione. C'è una domanda di Mattia che nella sua semplicità forse tu hai in parte già risposto, però appunto nella sua semplicità vale la pena un po' ripetere. Appunto Mattia chiede: mi spiega cos'è il bosone? E, Sì, è questo che dicevamo, giusto? possiamo provare a dirlo. Intanto i bosoni sono una famiglia di particelle e sono quelle che trasmettono le forze, le quattro forze fondamentali della natura, che sono la gravitazione o forza di gravità, che è quella che per esempio tiene i pianeti in orbita intorno al Sole, la Terra intorno al Sole, fa cadere i corpi. Quando lasciamo cadere una mela, come osservò Newton, questa cade perché c'è la forza di gravità. Poi c'è un'altra forza che è la forza elettromagnetica ed è quella che stiamo usando noi in questo momento con internet, con l'elettricità che accende le luci, che fa funzionare i cellulari che io sto usando adesso in questo momento e così via. Poi c'è l'interazione forte, questa è la terza grande forza della natura, la terza forza fondamentale, quella che tiene insieme i nuclei atomici. Se noi rompiamo i nuclei otteniamo un'enorme quantità di energia, la famosa energia atomica. E quindi abbiamo alla base l'interazione forte che una volta liberata ci dà l'energia atomica. Abbiamo poi ancora una quarta e ultima forza che è l'interazione debole. Questa è trasmessa da altri due bosoni che sono di
marca italiana, li scoprì Carlo Rubbia nel 1983, si chiamano W e Z. W e Z sono appunto due bosoni che trasportano l'interazione elettrodebole. L'interazione debole è di conseguenza anche l'interazione elettromagnetica, che è una forma diversa, se vogliamo, dell'interazione debole. Allora, tutto questo però non ha senso se non c'è un ultimo bosone, che è il bosone di Higgs, il quale appunto dà, il viatico a tutte le altre particelle, a tutte le altre forze, e senza bosone di Higgs tutto questo modello non sta in piedi, quindi è un po' come un edificio senza fondamenta. Stranamente è stato scoperto prima il tetto e poi le fondamenta sono quelle che sappiamo da stamattina essere appunto questa particella. Lo sappiamo fino a un certo punto, perché poi i due relatori principali, cioè Gioia Incandela e la nostra Fabiola Gianotti, nostra bravissima fisica dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che hanno riferito rispettivamente sull'esperimento CMS e sull'esperimento Atlas, hanno detto che ci sono fortissimi indizi che si tratti davvero della particella di Higgs. Tutto l'identikit corrisponde alle previsioni teoriche, però questo deve essere ancora appurato e solo a fine luglio, quindi alla fine di questo mese, avremo la prima pubblicazione, probabilmente ancora in parte dubitativa, sull'esistenza della particella di Higgs. Proseguiranno le misure fino alla fine del 2012 almeno, e poi allora a quel punto potremo davvero dire che le cose stanno così come stiamo raccontando noi in questo momento. Però gli scienziati ovviamente sono molto prudenti. Stamattina peraltro ci hanno detto che la probabilità che non sia la particella di Higgs è molto piccola, cioè si parla di un'incertezza di una parte su 100.000, quindi la probabilità è molto molto alta, ma non è ancora la certezza assoluta. Ecco, benissimo. Tu accennavi alla presenza italiana, abbastanza rilevante, no, in questa ricerca, e ci sono molte domande su questo tema. Benny chiede come è composta la squadra che ha fatto questa scoperta, Flavio 77 chiede qual è il contributo degli italiani, quindi chiederei, ecco, magari di approfondire un po' questo aspetto, insomma. Qualche informazione su questo, certamente. Sì. Beh, l'Italia è al CERN molto presente da sempre e abbiamo sempre avuto un numero di fisici e quindi di partecipanti agli esperimenti proporzionalmente superiore ai soldi che abbiamo investito nel CERN. Quindi il CERN è stato per l'Italia sempre un buon affare. In particolare con questo acceleratore che è stato usato per trovare la particella di Higgs, che si chiama LHC in sigla, viene da Large Hadron Collider. Questo collisore che fa scontrare tra loro protoni ha un'energia mai raggiunta prima nel mondo, vede quattro esperimenti e tre di questi sono diretti da italiani. Due di questi quattro esperimenti sono quelli dedicati a Higgs e la particella di Higgs in particolare è stata descritta questa mattina da Fabiola Gianotti, una nostra fisica che è la portavoce dell'esperimento. La domanda però chi è lo scopritore di Higgs non ha oggi molto significato, perché in realtà è stata una grande collaborazione di migliaia di fisici di tutto il mondo. Gioia Incandela, per esempio, che è il fisico che ha riferito per Atlas, non è nemmeno un europeo, è un americano che lavora in California, all'Università della California, a Santa Barbara. E poi dietro questi due portavoce, Incandela e la Fabiola Gianotti, in realtà ci sono squadre di centinaia, migliaia di fisici e di tecnici e di ingegneri che hanno realizzato gli esperimenti. Basta dire che CMS, l'esperimento di cui ha riferito Gioia Incandela, è una massa grande come un edificio di 15 metri per 29, quindi un grande caseggiato, e pesa 14.000 tonnellate, quindi immaginiamoci l'enormità di tutto questo. E l'acceleratore che porta i protoni a scontrarsi dentro questi apparati rivelatori, dentro questi esperimenti che sono CMS e Atlas, è un anello di magneti lungo 27 chilometri e si trova a 100 metri in media sottoterra tra la Svizzera e la Francia, sotto Ginevra e in parte anche sotto sotto il lago di Ginevra. Quindi stiamo parlando di esperimenti che non sono più quelli che potevamo immaginare fino alla metà del Novecento, quando
due, tre scienziati, 10 scienziati, come i famosi ragazzi di Via Panisperna, allievi di Fermi, lavoravano all'Istituto di Fisica di Roma, ecco, quando pochi intelligenti, giovanotti potevano fare grandi scoperte. Oggi si lavora in squadre di migliaia di fisici. Certo, c'è un aspetto, forse, come dire, sono un po' ingenuo, idealista, però un aspetto del nuovo mondo in cui viviamo che mi sembra interessante è che, caduti un po' certi muri, no? Che politici, che in qualche modo riguardavano anche la scienza, queste sono ricerche che si possono portare avanti solo, diciamo, a livello globale, no? Mi pare di capire. Certamente sì. Per dare un'idea, la scoperta della particella X costa alla comunità mondiale, in particolare a quella europea, costa qualcosa come 7 miliardi di euro. Che è la spesa che è stata affrontata per realizzare l'acceleratore LHC e per preparare questi esperimenti che finalmente ci hanno portato a questo traguardo. Quindi, se si tiene conto di questo, è evidente che nessun paese, nemmeno gli Stati Uniti, può oggi permettersi da solo di fare queste ricerche. Però questo, da un lato, sono del tutto d'accordo con te che si è perso un aspetto romantico della ricerca nella fisica, perché l'individualità è stata sacrificata al gruppo, e non si tratta nemmeno di piccoli gruppi, come dicevamo, ma di gruppi veramente molto molto numerosi. È una piccola città il CERN ormai di fisici, ma nello stesso tempo questa fisica ha creato dei legami tra i popoli, tra popoli anche a volte ideologicamente molto distanti tra di loro, straordinari, e quindi è una scienza, è una fisica che unisce, che fa capire tra loro i popoli. Ed è bello pensare che ci sono fisici indiani, cinesi, americani, europei che lavorano insieme per lo stesso obiettivo di conoscenza. Questo non lo sottovaluterei, anzi lo metterei nell'attivo di questo investimento di 7 miliardi che ha portato alla scoperta della particella di Higgs. Certo, con questo abbiamo risposto un po' a una serie di domande che c'erano intorno al CERN, al funzionamento, alla struttura che ha portato a questi risultati. Ti chiederei due cose finali, una molto così particolare e un po' impegnativa, che è questa. Marilena ci chiede se questa scoperta c'entra qualcosa con la fede in Dio. Qui diciamo che ognuno penso abbia un'opinione, non so qual è la tua. Ecco. Intanto appunto è una domanda molto difficile, forse non è neanche una domanda che dovremmo porci in questo momento. Intanto allora, ecco, questo sì, diciamolo, particella di Dio può creare degli equivoci, non stiamo parlando di un'immagine, di una metafora, non diciamo il Dio delle religioni non c'entra in questa vicenda. Io terrei separati i discorsi della fede e della scienza, sono due discorsi ugualmente legittimi ovviamente, e tutti e due da rispettare, però si svolgono su piani diversi. Diciamo che chi ha una fede crede in una verità scritta con la V maiuscola, ed è una verità assoluta, tant'è vero che si parla di dogmi religiosi. Chi invece lavora nella scienza cerca una verità scritta con la V minuscola, che non è forse nemmeno una verità, ma è una verificabilità di certe ipotesi e di certi esperimenti. E quindi non è forse meno importante, anzi sappiamo che la scienza poi produce delle tecnologie delle quali tutti noi viviamo, che hanno molto migliorato la qualità della vita di tutti noi. Però sono due cose diverse, una è appunto legata alla fede in un assoluto, mentre la scienza non ha degli assoluti di riferimento, ma è un cammino, è un percorso. Quello che oggi è stato scoperto al CERN potrebbe tra 10 anni o magari prima essere invalidato da nuove ricerche che superano queste conquiste con altre, e nemmeno però quelle conquiste saranno definitive. La scienza procede per successive approssimazioni, a volte per dei clamorosi errori, ne abbiamo avuto degli esempi recenti, proprio anche tra il CERN e il laboratorio del Gran Sasso con la vicenda dei neutrini, che si sono creduti per un po' di tempo superiori alla velocità della luce nel loro spostamento dal CERN al Gran Sasso. Ecco, si procede attraverso questi tentativi per prove d'errore, ma non è la verità con la V maiuscola quella che lo scienziato cerca. Certo, un'ultima cosa.
chiedo di essere breve se possibile, mi rendo conto che la domanda invece richiederebbe lunghe discussioni, però la domanda di Giuseppe è questa: quali scenari apre questa scoperta? Cioè, io immagino nell'immediato, proprio dall'aspetto appunto delle ricerche, quali Ma saranno. direi molto brevemente, da un lato chiude un discorso perché mette questo ultimo tassello nel puzzle delle particelle elementari. Dall'altro lato ne apre un altro, perché sempre questo modello prevede che esistano delle particelle non ancora scoperte, che vengono chiamate supersimmetriche, perché corrispondono a quelle che noi già conosciamo, ma in qualche modo sono come le stesse particelle che conosciamo, ma riflesse in uno specchio. E queste particelle supersimmetriche devono ancora essere scoperte, quindi in realtà si chiude un lavoro e se ne incomincia un altro. In più aggiungerei, e concludo, che la scoperta di Higgs in pratica spiega il 4% dell'universo che noi vediamo, ma c'è un 96% dell'universo che è invisibile, che ci sfugge ed è costituito, si ritiene, per un buon 25% di materia oscura. E in parte potrebbe essere fatta di queste particelle supersimmetriche di cui dicevo prima, e poi rimane un 75, un 70% circa, un po' più del 70%, che è costituito dalla cosiddetta energia oscura, che è ancora più misteriosa, se possibile, della materia oscura. Quindi diciamo che per i fisici c'è ancora moltissimo lavoro e quello che oggi registriamo è un importante traguardo. Ma bisogna guardare avanti, ci sono altre particelle da scoprire, soprattutto altre cose da capire in quel 96% dell'universo che non è visibile. Grazie mille, grazie Buon lavoro a davvero, tutti voi. grazie a Piero Bianucci e grazie a tutte le persone che hanno inviato domande su questo interessantissimo e devo dire inesauribile argomento. Grazie, arrivederci.